Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha preso parte a Catanzaro alla presentazione del dossier e il calcolo diseguale, la distribuzione delle risorse ai comuni per i servizi della Fondazione Open Police in collaborazione con Rai Report. La battaglia per il superamento della spesa storica è tanto la battaglia di alcuni rappresentanti istituzionali, ma deve essere la battaglia dell'intero Paese, perché il governo prima di tutto è essere consapevole che l'Italia non può andare a due velocità. E senza peli sulla lingua Giuseppe Falcomatà e ribadisce che il divario tra nord e sud non può esistere. E finché esisterà questa legge discriminante, una legge che destina risorse diverse tra il nord e il sud del paese, noi avremo un'Italia che va a due velocità. Non ce lo possiamo permettere, soprattutto alla luce del PNRR, e queste sono le regole del gioco che vanno definite. Quindi Reggio Calabria, Vibo, Lamezia, Catanzaro, Cosenza, insomma tutti i comuni della Calabria, ma tutti i comuni del Mezzogiorno devono alzare la voce per fare capire che tutto il Paese deve abbracciare questa sfida. Tutti i nostri comuni sono in deficit anche di risorse umane, non soltanto sotto il profilo economico e finanziario. Serve riequilibrare anche questa parte della sfida, anche questa sperequazione che esiste, perché i nostri uffici sono davvero al collasso. Quelle che sono le risorse che arriveranno con il decreto Brunetta riescono in qualche modo ad arginare il problema ma non risolverlo, e siamo pienamente consapevoli che se non ci sono le professionalità all'interno degli uffici, mandare avanti le pratiche rispetto a quello che è l'indirizzo politico sarà sempre più difficile.